Continua il nostro lavoro di sensibilizzazione per la lotta alla violenza contro le donne, continua con un evento che coinvolge tutta la costa teramana, tutti i comuni uniti, ricordando, diciamo, riprendendo un evento che è già stato organizzato in passato dalla Commissione per l'opportunità di Teramo con la Commissione per l'opportunità del comune di Giulianova, che appunto riguarda la remata contro la violenza sulle donne. Un tempo l'anno scorso fu Gavelino che insieme alle barche di Martinsicuro fecero, diciamo, questa sorta di manifestazione nella lotta contro la violenza sulle donne e adesso l'abbiamo proposta a tutti i comuni della costa. Attraverso le CPO dei vari comuni abbiamo organizzato questo evento che si terrà il 2 agosto alle ore 10. Ci sarà la partenza simultanea da parte di tutti i comuni, alle ore 10 partiranno con questa remata. In ogni luogo di partenza di questi 7 comuni sarà posto un gazebo e sarà distribuito materiale informativo sul centro antiviolenza La Fenice e sulla casa rifugio Casamaia. Volevo ricordare che il periodo del lockdown è stato veramente un durissimo periodo per le donne, costrette a una convivenza forzata spesso con un compagno maltrattante. In quel periodo i telefoni dei centri antiviolenza hanno smesso di suonare perché le donne non potevano uscire e non potevano denunciare. Ma al termine di questo isolamento abbiamo capito che il fenomeno era diventato veramente tanto grave. E allora abbiamo fatto rete e quindi grazie ai 7 sindaci dei 7 comuni, alle CPO comunali, alla Capitaneria di Porto, alle associazioni territoriali. Per questa iniziativa noi non abbassiamo la guardia e ci impegniamo sempre di più. Quest'anno siamo ben felici di presentarla in tutti e 7 comuni della Costa Teramana. L'anno scorso invece la prima edizione si è svolta sulla Giulianova e poi la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità ha deciso appunto di estenderla agli altri comuni. È un'attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, ma è anche un'opportunità per divulgare quelli che sono gli strumenti presenti in provincia per la lotta alla violenza, come il Centro Antiviolenza Antifenice e la Casa Rifugio Casamaia, alle quali le donne si possono rivolgere per chiedere aiuto e mettere quindi fine alla spirale di violenza di cui sono vittime.